Una ragazza si avvicina a una donna e le dice di non buttare via il cibo. La donna ha detto che purtroppo non avrebbe avuto altra scelta che buttare via quel cibo. Poi getta il cibo nella spazzatura, ma la ragazza va nella spazzatura e le dice che lo avrebbe mangiato. Ha detto che non sembrava avariato, ma la donna dice che non avrebbe permesso alla ragazza di mangiarlo perché il cibo era già avariato. La donna dice che potrebbe portare la ragazza a casa sua e in questo modo le preparerebbe del cibo delizioso da mangiare. La ragazza si eccita molto e chiede se la donna stesse davvero dicendo la verità. La donna dice di sì e che la ragazza sembrava non avere famiglia. La ragazza dice che non aveva nessuno, quindi la donna ha detto che poteva andare a casa sua e avrebbe preparato qualcosa di molto gustoso da mangiare per la ragazza. Più tardi, arrivano a casa della donna e lei chiede alla ragazza se vuole bere qualcosa. La ragazza dice di sì e che accetterebbe un bicchiere d'acqua. La donna dice che sarebbe tornata presto con un bicchiere d'acqua da lei. Nel frattempo, un'altra donna stava bussando alla porta della donna. La donna è andata lì e quando ha visto chi era, è stata molto felice e ha abbracciato l'altra donna. Dice che era molto felice di essere lì, poiché aveva aiutato la donna con il suo testamento e che ora era l'unica erede di sua zia. La donna dice che non aveva bisogno di avere tanta fretta e che potevano parlare per un po' prima che l'altra donna se ne andasse. L'altra donna dice che doveva andare perché aveva troppo da fare, ma la donna insiste. La donna ha detto che voleva presentare qualcuno a sua nipote e ha chiesto loro di entrare. Entrano quindi nella casa della donna e la donna dice che voleva presentare la ragazza a sua nipote. Dice che sperava che andassero molto d'accordo. La ragazza cerca di salutare l'altra donna, ma l'altra donna dice che non era interessata e chiede dove sua zia l'abbia trovata. La donna chiede di cosa stesse parlando sua nipote e lei dice che sua zia dovrebbe preoccuparsi di più di chi ha messo in casa sua. La donna allora dice loro che dovrebbero andare a parlare da qualche altra parte. Stavano andando in cucina quando l'altra donna disse che non avrebbe accettato quella ragazza in casa loro. Poi sono andati in cucina e la donna dice che non le piaceva il modo in cui sua nipote aveva trattato la ragazza. Dice poi che sua zia dovrebbe prestare più attenzione a chi ha messo in casa sua, poiché la ragazza non avrebbe mai trovato un lavoro se sua zia avesse continuato a trattarla in quel modo. La donna dice che la bambina era solo una bambina e che non aveva nessuno che si prendesse cura di lei. L'altra donna disse che questa era una storia molto triste, ma che sua zia avrebbe dovuto portare la bambina in un orfanotrofio in modo che fosse adottata da qualcun altro. La donna dice che stava pensando di farlo. L'altra donna chiede di cosa stesse parlando sua zia e la donna dice che stava pensando di adottare la bambina, ma l'altra donna dice che non dovrebbe farlo perché è stato un errore. La donna dice che era molto seria e che era molto sicura di quello che voleva fare. Ma l'altra donna dice che non avrebbe dovuto farlo perché era una grande responsabilità e sua zia non sarebbe stata in grado di gestirla. La donna ha detto che era sicura di quello che stava per fare e che non avrebbe firmato i documenti in quel momento perché stava pensando di mettere la ragazza nel suo testamento. Chiede a sua nipote se poteva contare su di lei e l'altra donna dice di sì poiché non aveva altra scelta. La donna ha detto di essere molto felice di poter contare su sua nipote in quanto erano una famiglia. Qualche tempo dopo, l'altra donna si avvicinò a un uomo e lo salutò con discrezione. Poi dice che l'argomento di cui dovevano parlare era molto segreto e che nessuno poteva sapere di cosa avessero parlato. Poi consegna alcuni documenti all'uomo, che dice di non credere che sia stata sua figlia. L'altra donna allora gli dice che non dovrebbe parlarne con nessuno e che se mai si fosse incontrato di nuovo, avrebbe dovuto fingere di non conoscerla. Qualche tempo dopo, la donna stava dicendo alla ragazza che, sebbene stessero insieme solo da poco tempo, si era molto affezionata a lei. La ragazza dice che ha dovuto anche ringraziare la donna per tutto quello che aveva fatto per lei e che è stata molto fortunata ad essere lì. La donna ha detto che non aveva bisogno di ringraziarla, poiché tutto ciò che ha fatto per la ragazza è stato per poterla aiutare. La ragazza dice che era molto felice di essere lì e che voleva poter stare con la donna. La donna dice poi che aveva un argomento molto importante di cui parlare con la ragazza e che non sapeva come iniziare quella conversazione. Dice poi che aveva già commentato con la ragazza del suo defunto marito e che stavano cercando di avere un figlio mentre era ancora vivo, ma che non poteva. La donna poi dice alla ragazza che dopo che si sono incontrati, ha sempre pensato che potesse iniziare qualcosa tra loro. Dice che non sapeva esattamente cosa potesse essere, ma ha sempre pensato che avrebbe potuto adottare una bambina e chiede alla ragazza se le piacerebbe se accadesse.
La ragazza si eccita molto e chiede se la donna stesse davvero dicendo la verità, ma dice che non voleva disturbare la donna. La donna dice che la ragazza non l'avrebbe mai infastidita e che avrebbe avuto bisogno di una persona che potesse prendersi cura di lei. Ha detto che la ragazza avrebbe avuto bisogno di qualcuno che l'impastasse sempre e si prendesse cura di lei, ed era per questo che voleva che la ragazza fosse sua figlia. La ragazza chiede se la donna potrebbe essere la sua nuova madre e lei dice di sì. Ha detto che era molto entusiasta e che ne avrebbe parlato a sua nipote in modo che potessero firmare subito i documenti. Qualche tempo dopo, l'altra donna va a casa della donna e le dice che ha urgente bisogno di parlare con sua zia. La donna va dalla nipote e le chiede cosa sia successo. L'altra donna dice che era qualcuno con cui la donna avrebbe voluto parlare. La donna chiede quindi a sua nipote chi fosse questa persona e perché si trovasse lì. L'altra donna procede quindi a dire a sua zia che quello era il padre della ragazza e che la stava cercando. L'uomo dice quindi alla donna che era il padre della ragazza e che stava cercando sua figlia. La donna ha detto che pensava che il padre della ragazza l'avesse abbandonata, ma lui dice che non era vero. Dice che sua moglie se n'era andata con la figlia. L'uomo dice che sua moglie non voleva che fosse al fianco della figlia, ma che l'aveva cercata duramente e che finalmente era riuscito a trovarla. La donna allora chiama la ragazza e la ragazza le si avvicina e le chiede cosa fosse successo. La donna dice che purtroppo non sarebbe più in grado di essere la madre della ragazza. L'altra donna dice che sua zia non poteva togliere alla ragazza l'opportunità di incontrare suo padre e così presenta l'uomo alla ragazza. L'uomo ha detto che era molto felice di ricongiungersi finalmente con sua figlia e che non avrebbe mai più permesso che le accadesse nulla. Ha detto che sarebbero andati a vivere insieme da quel giorno in poi e poi se ne sarebbero andati. Mentre se ne vanno, l'altra donna dice alla zia che era dispiaciuta per quello che era successo. La donna disse che non credeva che la ragazza se ne fosse andata, perché nonostante il poco tempo, le voleva già molto bene. Ha detto che non riusciva a capire perché Dio le togliesse sempre le cose buone. L'altra donna dice che la ragazza aveva il diritto di stare al fianco della sua famiglia e la donna ha detto che aveva ragione. Poi dice a sua zia che deve firmare i documenti testamentari e li dà a sua zia che li firma. Nel frattempo, la ragazza diceva di essere molto felice di poter finalmente incontrare suo padre, ma l'uomo dice di non essere il padre della ragazza. Dice che l'altra donna gli aveva pagato un sacco di soldi per dirgli che era il padre della ragazza, ma che ora che aveva ricevuto i soldi dall'altra donna, non doveva più mentire al riguardo. Lei è quindi sorpresa da questo e chiede se davvero non fossero brevetti, ma l'uomo dice che non gli importava cosa fosse successo alla ragazza. Lui le dice che dovrebbe stare lontana da lui. Poi l'uomo se ne va. La ragazza allora le dice che dovrebbe tornare a stare con la donna. Nel frattempo, l'altra donna diceva che ora si sarebbe finalmente sbarazzata di sua zia. In quel momento, la ragazza arriva a casa e si rende conto di quanto stava accadendo, quindi bussa alla porta, facendo sì che l'altra donna vada a rispondere. Mentre l'altra donna stava per aprire la porta, finisce per cambiare i liquidi che erano nei bicchieri. Poi torna in cucina e dice che ora avrebbe messo in atto il suo piano. Porta i bicchieri alla zia e le dice che aveva preparato da bere per la donna. Poi porse uno dei bicchieri alla donna. A questo punto, la ragazza entra nella stanza e dice alla donna di non bere quello che c'era nel bicchiere. La donna ne è sorpresa e chiede cosa ci facesse lì la ragazza. La ragazza dice di essere stata ingannata, in quanto l'altra donna aveva dato all'uomo del denaro per dire che era suo padre, ma che questa era una bugia. La donna chiede alla nipote se l'ha fatto davvero e la ragazza dice di sì. Dice che, inoltre, l'altra donna aveva messo qualcosa nella bevanda addosso alla donna. L'altra donna procede quindi a dire a sua zia che l'aveva fatto solo perché aveva davvero bisogno di soldi. Ha detto che il suo piano era perfetto, ma che la ragazza ha finito per rovinare tutto. Dice che dopo che il suo piano non ha funzionato, ha finito per pianificare altro, che ora tutto ciò che doveva fare era aspettare che la medicina che aveva messo nella bevanda di sua zia facesse effetto. Dice che non appena è successo, ha finito per piangere molto per quello che era successo, ma che si sarebbe tenuta tutti i soldi di sua zia. A questo punto, l'altra donna inizia a fare il tifo e la donna chiede cosa stesse succedendo. La ragazza dice di aver cambiato gli occhiali che l'altra donna aveva preparato.
La donna chiede quindi alla ragazza di chiamare un'ambulanza e poi aiuta la nipote a sdraiarsi sul letto dicendole che starebbe bene. L'altra donna è sorpresa da questo e chiede perché sua zia la sta aiutando. La donna ha detto che, nonostante tutto quello che era successo, facevano ancora parte della stessa famiglia e che avrebbero dovuto aiutarsi a vicenda. Dice a sua nipote che andrà tutto bene, così l'altra donna si scusa con sua zia per tutto quello che aveva fatto.